Ciao a tutti, oggi prepareremo un secondo buonissimo del salmone che verrà fatto marinare in modo molto particolare. Salmone saporito, chiameremo questa ricetta. Come ingredienti, ve li do per 3 persone, sono 450 grammi di salmone, un pochino di marsala, l'ingrediente segreto, un ciuffetto di erba cipollina, peperoncino e aglio sono facoltativi. Del prezzemolo e come spezie ci sarà mezzo cucchiaino di ognuna e sono brodo granulare, aglio in polvere, paprika e curcuma. A questo punto, insieme all'ingrediente segreto, creeremo una marinata col marsala dove mischieremo tutte le spezie e aglio e prezzemolo. Al lavoro. Aggiungiamo al nostro marsala il prezzemolo. E soprattutto l'ingrediente segreto che avremo sminuzzato bene bene insieme all'aglio e all'erba cipollina e anche loro li aggiungeremo. Ora è il turno di tutte le nostre spezie. Mescoliamo bene e poi metteremo a marinare le nostre fette di salmone in questa salsina, chiamiamola. Cospargiamo le nostre fette col composto e le lasceremo a marinare almeno per una ventina di minuti, ma se rimangono di più diventeranno ancora più buone. A questo punto lo copriamo e lo mettiamo in frigo. Nel frattempo scaldiamo il forno a 180 gradi e rivestiamo una teglia di carta forno. Io ci ho già messo dentro il peperoncino. Quello che rimarrà della nostra marinata lo aggiungeremo dopo quando il pesce sarà dentro al cartoccio. Ora che il salmone è marinato, lo metteremo dentro la teglia. Devo stare attenta a non farvi vedere l'ingrediente segreto, che è una cosa veramente speciale. Versiamo anche la marinata che rimane sul nostro pesce. E a questo punto chiuderemo il cartoccio. E adesso in forno. Per una trentina di minuti. Ed eccolo pronto. Adesso lo apriamo. Guardate che meraviglia. E l'ingrediente segreto è questo. Sono delle foglie di kaffir lime. Ha un gusto di limone, se non le trovate. Ma sono buonissime, vanno bene per cuocere un sacco di cose, il riso, le verdure sono veramente favolose. Comunque, se non le trovate, sostituitele con un cucchiaino di succo di limone. E adesso impiattiamo. Ed ecco impiattata la nostra meraviglia. Io lo servo con del riso di contorno. Dovreste veramente sentire il profumino. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like. E condividetela con chi vuole perdere il peso e soprattutto iscrivetevi al mio canale, così avrete sempre le ricette ogni volta che escono in anteprima. Ciao, alla prossima ricetta!